Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana la nostra trasmissione ha la formula che periodicamente da diversi anni la nostra emittente ha scelto, quella di un incontro periodico con il Presidente della Regione Abruzzo insieme e in sinergia con il quotidiano Il Centro per fare un po' il punto sulla situazione politica, economica, sociale della nostra regione e anche inquadrare le prospettive delle prossime scadenze, scadenze che sono ormai vicine per quel che riguarda le elezioni regionali che si terranno nella parte iniziale del prossimo anno e scadenze che investono insomma, la chiusura della stagione politica con la pausa estiva. Allora io saluto e ringrazio il direttore del quotidiano Il Centro Piero Anchino, buonasera. Buongiorno. Piero, bentornato, buonasera. E il presidente della regione Marco Marsiglio che ha accolto volentieri il nostro invito. Naturalmente domani sul Centro Piero avremo ampio spazio tra qualche ora di questa dedicato a questa trasmissione, però arriva questa trasmissione in un momento abbastanza importante. Intanto un momento sul quale io introduco il Presidente Marsiglio, poi sarà Piero a fare altre domande, segnato dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, che è un fatto politico oltre diciamo che storico. Di cronaca di questi anni tra i più rilevanti e soprattutto un fatto che può avere delle ripercussioni successive sugli scenari politici non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale. Marsiglio ieri ha partecipato ai funerali del Cavaliere al Duomo di Milano, gli chiedo se anche in Abruzzo insomma c'è un'attenzione particolare nel campo del centrodestra, ma diciamo anche un po' da parte di tutta l'opinione pubblica rispetto a quello che sarà la politica il giorno dopo la scomparsa di Berlusconi e soprattutto se ci saranno dei fenomeni di smottamenti, dei fenomeni invece di riassestamento del campo politico che lui ha rappresentato per oltre 30 anni nella vita di questo Paese e anche della Regione Abruzzo. Presidente Marsiglio, intanto buonasera. Buonasera a tutti voi. Silvio Berlusconi ha lasciato un'enorme impronta nella storia recente d'Italia, sia come imprenditore, come uomo sportivo, come uomo politico. Chiunque naturalmente il giudizio su tutti questi suoi aspetti della sua vita, ognuno è libero di darlo, positivo o negativo, e su questo è evidente che c'è differenza di opinioni sulla persona e sul progetto che ha rappresentato. Io sono andato lì non soltanto come diciamo dovere di rappresentanza istituzionale, ma perché il rapporto di Silvio Berlusconi con l'Abruzzo è stato un rapporto particolarmente profondo e la gratitudine della popolazione, soprattutto della popolazione colpita dal terremoto aquilano, i 27 viaggi che Berlusconi fece all'Aquila e nel cratere per seguire di persona la ricostruzione, la genialità di una ricostruzione mai vista prima, fino a prima di quel sisma eravamo abituati a vedere le persone nelle baracche per troppi anni e in tre mesi vennero costruiti 4-5.000 alloggi che peraltro adesso sono diventati anche per l'Aquila una miniera di opportunità, si stanno appena ristrutturando, è notizia di oggi che il Comune ha assegnato i lavori di ristrutturazione, di ripulitura degli edifici che diventeranno sede del Servizio Civile Universale, un altro investimento di 60 milioni che porta il Governo nazionale sulla città dell'Aquila e sull'Abruzzo e un altro servizio che dà una funzione, uno scopo, una strategia di crescita della città. Quindi con Berlusconi c'era questo legame profondo e siamo andati appunto a rappresentarlo, a rappresentare le nostre condoglianze. L'ho fatto anche nei confronti degli amici di Forza Italia perché appunto Berlusconi è stato il leader politico, il fondatore carismatico di questo partito che poi dispregiativamente è stato spesso definito partito azienda, partito personale. Non c'è dubbio che Berlusconi abbia rappresentato una forte accelerazione nella politica italiana verso modelli che non erano propriamente tipici della politica italiana, erano molto più americani, così come lo ha fatto nella televisione. Magari senza Berlusconi, però è anche onesto dire che senza Berlusconi magari ci avremmo messo qualche anno in più
ma quelle erano le dinamiche verso le quali si andava, la società della comunicazione, la spettacolarizzazione, la personalizzazione del confronto politico, la polarizzazione dello scontro sulle persone, che coinvolge anche il privato, il personale, cosa che avveniva di rado nella Prima Repubblica e negli anni precedenti alla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Lui ha senz'altro accelerato questo fenomeno perché faceva parte del suo DNA e anche della sua esperienza principale di uomo di spettacolo, di televisione. Adesso per Forza Italia è, come dire, un passaggio fondamentale, chiaramente. Si tratta di capire se questo partito avrà, diciamo, la forza, le basi solide per strutturarsi in maniera stabile, duratura, al di là appunto della presenza del suo fondatore storico e carismatico, per costituire un punto di riferimento di un elettorato popolare, di un elettorato liberale al quale si è sempre rivolto come partito. E io spero che questo percorso si faccia e sia in grado la classe dirigente di Forza Italia di essere all'altezza dell'ascito che Silvio Berlusconi ha lasciato in eredità, anche perché Forza Italia svolge un ruolo molto importante non soltanto in Italia ma anche in Europa, dove rappresenta all'interno del Partito Popolare un modello, quello italiano, dove i popolari si alleano stabilmente con i conservatori in chiara alternativa alle sinistre nelle sue varie declinazioni, costituendo quindi un elemento di chiarezza, di bipolarismo chiaro, che in Europa non sempre avviene, e soprattutto nel Parlamento europeo avvengono invece operazioni di stile, per usare un termine tutto italiano, consociativo tra socialisti e popolari, che tradisce anche la missione stessa e la ragione stessa dell'esistenza di un partito popolare europeo radicato appunto nella tradizione del cattolicesimo popolare e democratico, che era sempre stato alternativo al socialismo, al laburismo. Non parliamo poi degli ex comunisti o degli attuali comunisti che ancora esistono in qualche paese d'Europa e nel Parlamento europeo. Quindi io mi auguro che Forza Italia, la sua classe dirigente, sappia fare quadrato, sappia strutturare il partito, sappia far crescere, come non dubito che sia cresciuta in questi 30 anni, una classe dirigente che si sappia assumere la responsabilità delle scelte, di una selezione dei vertici in maniera trasparente, democratica, partecipata, condivisa, scalabile, come in un qualunque partito normale, e si possa continuare questo percorso di collaborazione che ha portato tanto frutto per l'Italia e che spero il prossimo anno con le elezioni europee possa anche diventare il modello da seguire, il modello politico da esportare nel Parlamento europeo per creare anche una diversa Europa e un diverso equilibrio nelle istituzioni europee. Bene, allora Piero Anchino, direttore del quotidiano Il Centro, a lui il compito di incalzare il Presidente sui vari temi, sì, che riguardano in particolare la Regione. Doveroso il ricordo di Berlusconi da parte del Presidente. Diciamo che non è stato detto tutto di Berlusconi, però adesso, secondo me, la parentesi... Se ne parlerà per un secolo. Esatto, se ne parlerà, è uno dei pochi, se non l'unico personaggio che riesce a dividere anche quando non c'è più, per cui va bene. Però la chiudiamo così, in maniera, anche se ci riusciamo, velocemente. Ma non pensa però che alcuni, lei ha ricordato ovviamente tutti i meriti di Berlusconi, che non sono stati pochi nelle attività che lui ha portato avanti, però ci sono degli aspetti comunque di natura etica, ma non solo, che hanno caratterizzato, diciamo, il suo lungo percorso in politica. Non pensa che alcuni passaggi abbiano anche un po' danneggiato la politica italiana del suo lungo percorso nella politica del nostro paese, sia a livello interno che a livello internazionale? Guardi, lei sta parlando con una persona che faceva il parlamentare nel 2008. Mi perdoni se la interrompo. Uno degli ultimi, se non l'ultimo gesto all'interno del Parlamento è stato quello di mandare all'altro paese in maniera molto plateale il Presidente del Senato davanti a tutte le telecamere. Quindi lei in quel momento cosa ha pensato di Berlusconi? Le ripeto, io sono una persona che facevo il parlamentare eletto nelle liste del Popolo della Libertà, quel tentativo di costruire
un grande partito popolare di massa che durò, diciamo, lo spazio di un paio di stagioni. Quando ci siamo accorti che quel progetto era fallito, principalmente per le colpe dei suoi leader, sia Fini che Berlusconi avevano delle responsabilità nel fallimento di quel progetto e che si preparava il rientro in campo di Forza Italia, io sono stato tra quelli che ha fondato un nuovo partito. Sono andato a chiedere a Giorgia Meloni di assumere la guida di questo movimento dopo che ci avevano impedito di fare le primarie per poter magari scalare il Popolo delle Libertà e costruire una leadership autorevole e dal basso. Quindi è chiaro che nella mia storia personale lei può leggere anche, come dire, il mio giudizio critico sui limiti di Berlusconi, della sua persona, ma naturalmente premesso che potrei dire da un lato chi sono io per giudicare, dall'altro tutti siamo sottoposti a giudizio e ho appunto anche i miei giudizi critici sull'uomo. Ciò non toglie che abbia lasciato appunto un'impronta enorme, che sia una personalità non comune nella storia italiana. Sarà difficile trovare un altro uomo, anzi io credo inimitabile, insomma, un altro uomo con le sue caratteristiche e con il suo modo di fare. Dopodiché certo ha delle responsabilità, e se il progetto del Popolo della Libertà è fallito perché la leadership di allora non è stata in grado di essere all'altezza di quel compito. Io sono, diciamo, vorrei sperare che nel futuro ci fosse la capacità della nostra classe dirigente di ricostruire un'aggregazione vasta, un'aggregazione sempre più ampia, che semplifichi il quadro politico, che metta basi sempre più solide, non tanti piccoli partiti che poi hanno bisogno di dimostrare di essere in vita e ogni tanto inventano cause, diciamo, di discussione un po' capziose e poco comprensibili dai cittadini, ma un grande partito di massa che rappresenti la grande maggioranza degli italiani e sappia assumersi le responsabilità di governo in maniera ancora più forte. Bene, Presidente, sono tanti temi ovviamente di grande interesse, soprattutto per chi ci ascolta, che aspetta risposte importanti anche da parte sua, però mi permetta, vorrei aprire una parentesi di natura un po' giudiziaria. In questi giorni avrà ovviamente letto, anche se è stato all'estero, ma avrà seguito un po' l'inchiesta qui a Pescara, che ha un po' travolto il comune, se vogliamo usare un termine forte, e c'è il coinvolgimento del suo Presidente del Consiglio nella vicenda pescarese. Va detto che Sospiri deve rispondere di finanziamento illecito e non di altri reati come corruzione e turbativa d'asta, e nonostante a livello nazionale, diciamo, la notizia è stata riportata in maniera un po' distorta, quindi vabbè, al di là di questi aspetti secondari, ecco, volevo un suo giudizio innanzitutto sulla vicenda in generale, e poi le volevo chiedere, ma com'è possibile che la politica formalmente è rimasta fuori da questa vicenda, perché la corruzione sarebbe avvenuta tra un dirigente e un imprenditore, poi altri due personaggi di natura diversa, quindi formalmente la politica è fuori, però com'è possibile, mi chiedo e le chiedo, che i dirigenti possano avere tutto questo potere, come si evince dalle carte, e non ci vorrebbe più attenzione sia nella scelta e soprattutto nel controllo di questi dirigenti? Quello che viene fuori dalle carte è un quadro inquietante, cioè che un dirigente aveva tutto questo potere e rappresentava il comune, ma in maniera a dir poco esagerata, cioè tralasciando poi tutto quello che, come viene fuori dalle carte, avveniva negli uffici comunali all'insaputa di tutti. Quindi, questa domanda apre una riflessione molto, molto ampia, perché per molto tempo, ma ancora oggi, c'è questa convinzione un po' dozzinale, no? Che quelli potenti siano i politici. Sono loro che fanno, che disfano, che decidono, che amministrano, amminestrano, magheggiano e così via. No, il pregiudizio diffuso che stai lì per interessi e che puoi gestire e giostrare certe dinamiche.
si sono fatte delle leggi nel corso degli anni 90, le leggi che portano il nome di Bassanini, un ministro, un leader della sinistra italiana, comunque in un clima dell'epoca in cui questa necessità di tagliare le unghie alla politica ha creato una separazione molto rigida tra il ruolo della politica e il ruolo degli amministratori. La politica fa il bilancio, decide gli indirizzi, apposta le risorse sulla base di, diciamo, delle priorità che vengono individuate, dopodiché tutta la parte della gestione deve appartenere ai dirigenti e il politico non può nemmeno, cioè il paradosso è che se un politico si impiccia troppo e chiama il dirigente per sapere ma quella gara, ma quell'affidamento, ma quella procedura e così via, rischia di essere denunciato per aver invaso la sfera di competenza e per aver fatto indebite interferenze, turbativa d'asta, cominciano a crearsi noi i capi di accusa intorno ai quali traffico di influenze e così via, che poi nel frattempo se ne sono inventati altri di fattispecie di reato per colpire, tagliare le unghie alla politica. Quando poi succede che avendo tagliato le unghie alla politica, avendo detto per legge che la politica non dovrebbe neanche, come dire, sapere come, perché e quando si affida e si svolge una gara e un affidamento di un appalto, e si scopre che magari appunto è il dirigente che è corrotto, non è il politico, è il dirigente che magari per una storia tristemente personale, perché questo sta emergendo, che questo dirigente della cui esistenza io scopro quando lo arrestano, perché non sono tenuto a sapere come si chiama il direttore del comune di Pescara, come di quello di Lanciano, di Vasto, di Teramo o di L'Aquila, non è il mio mestiere. Questo si scopre, stando alle indiscrezioni, vediamo se naturalmente si svolgerà il processo e vediamo come finirà, però se le indiscrezioni sono fondate, stiamo parlando di una persona che aveva il vizio di sniffare e che avendo la necessità sempre più impellente di trovare soldi contanti e utilizzava questo suo potere discrezionale nell'ambito appunto dei poteri che ha come direttore, a volte probabilmente anche forzando le procedure da cui poi nascono opportunamente le inchieste per alimentare questo suo vizio. In mezzo a questo io credo che la politica sia totalmente incolpevole, sia anzi forse parte lesa, perché credo la colpa di Masci è di aver dato fiducia a un direttore competente e bravo nella sua, diciamo, attività professionale, di cui però evidentemente disconosceva questo vizio e questa necessità che lo ha portato a tradire una fiducia. Registro che c'è qualche sciagallo di troppo che poi associa cocaina, droga, tangenti, sospiri, e su questo va tutta la mia solidarietà personale al Presidente del Consiglio regionale, perché anche lì Sospiri spiegherà, sta già dando spiegazioni pubbliche, insomma la colpa di Sospiri sarebbe quella di aver accolto l'invito di un amico che gli ha detto ti presento un po' di amici al bar, poi se quando è finita l'iniziativa si sono mangiati pizza e arrosticini come leggiamo oggi, perché poi a pillole come sempre avviene in queste inchieste ogni giorno ti danno un particolare in più e qualcuno ha pagato la pizza e gli arrosticini quando i politici che avevano detto due parole se n'erano già andati. Non lo so se questo sia reato o possa configurarsi come reato, lo stabilirà la magistratura. Io nel frattempo ovviamente ringrazio la magistratura perché aver scoperchiato, diciamo, trovato un dirigente, un funzionario, insomma un dirigente infedele della pubblica amministrazione che stava malversando i soldi pubblici, utilizzando i lavori pubblici e anche le procedure d'urgenza necessarie per farli nei tempi decisi dal Piano Nazionale di Recupero e Resilienza per appunto alimentare un proprio vizio privato. Appunto siamo tutti grati alla magistratura che sta compiendo quest'opera di pulizia. Mi auguro che però faccia presto, perché questo, l'esigenza di fare, quando soprattutto si toccano personalità politiche e istituzionali, credo che l'urgenza di definire presto la posizione sia assolutamente necessaria, sia per il ruolo istituzionale che si rivolge, sia per la necessaria trasparenza che si deve ai cittadini e sia per restituire serenità
a tutte le parti in causa, e quindi quanto prima, diciamo, questa vicenda verrà chiarita e portata a definizione, tanto meglio sarà. Bene, restando in tema di politica, però cambiando un pochettino direzione, siamo in questa lunga campagna elettorale che ci porterà alle elezioni del prossimo anno. Le chiedo qual è lo stato di salute del centrodestra qui in Abruzzo. Abbiamo letto negli ultimi giorni, insomma, di qualche mal di pancia, di qualche frizione che dovrebbe rientrare magari domani, se c'è questo annunciato summit tra le varie componenti del centrodestra. Però ecco, io le chiedo, in un momento in cui il centrodestra a livello nazionale, in un periodo storico in cui a livello nazionale il centrodestra appare avere davanti un'autostrada con pochi ostacoli, in Abruzzo si registra qualche incidente di percorso, non ultimo quello di Teramo, che, voglio dire, per quanto annunciata la sconfitta del centrodestra, però poi c'è stata una deflagrazione finale, sono volati gli stracci tra la Lega e il candidato del centrodestra, che lei aveva anche supportato personalmente andando a Teramo. Quindi, cioè, viene a galla ogni tanto qualche problemino, se vogliamo chiamarlo così, all'interno del centrodestra. Ma guarda, Antonetti è stato supportato da tutto il centrodestra, sì, ecco. Salvini compreso, che è andato a fare i comizi a Teramo, ecco, a sostegno di Antonetti. Mi dispiace che appunto all'esito delle elezioni sia partito questo battibecco tra Antonetti e la Lega. Io avevo suggerito a tutti di fare autocritica. Certo, c'è modo e modo di farla, era meglio farla in una maniera più razionale e serena, perché c'è bisogno di autocritica. La classe dirigente, intanto un'autocritica che io chiedo di fare alla classe dirigente del centrodestra di Teramo innanzitutto, perché è dal basso che si devono costruire i processi. Poi se si arriva a dover intervenire dal livello regionale o nazionale per sciogliere un nodo che riguarda una città, è evidente che in quella città c'è una classe dirigente che non è stata capace di costruire un progetto e di essersi trovata ad affrontare una situazione più complicata di quanto non lo fosse già in partenza. È sempre complicato affrontare un sindaco uscente se poi ci si mette del proprio e si fanno gli scivoloni fatti con le elezioni provinciali, a seguire con la formazione della coalizione e delle liste e la conduzione della campagna elettorale. Questo evidentemente, e complessivamente ho invitato tutti i partiti, il mio compreso, a riflettere su questo fatto, a fare anche un bagno di umiltà, perché in una città dove la somma dei tre partiti storici, forti, diciamo, del centrodestra, fa fatica a superare i voti che prendono le formazioni civiche persino all'interno dello stesso campo, è evidente che c'è un problema di capacità di raccolta del consenso e della fiducia dei cittadini, che è un fatto su cui è bene riflettere. Dopodiché noi ci incontriamo regolarmente con i segretari regionali, come è doveroso, come è normale che sia, se no non esisterebbe una coalizione, non ci sarebbe una maggioranza che porta avanti un programma. È evidente che ogni 2-3 mesi c'è bisogno di incontrarsi, se non di più, se non prima, almeno ogni 2-3 mesi ci si deve incontrare, si deve mettere sul tappeto le questioni aperte, si devono concludere i percorsi. Ne abbiamo fatte tante, stiamo concludendo cose molto importanti per la regione, come la rete ospedaliera, di cui attendiamo solo che ci venga portato il verbale per andare in consiglio regionale ad approvare la legge che la ratifica e che consegna all'Abruzzo uno strumento che non esisteva ormai da tempo in memore e che ha salvato tante situazioni che erano date per perse quando io ho iniziato il mio mandato. E spero che appunto questa capacità di guardare alle cose da fare, agli obiettivi raggiunti e quelli ancora da cogliere, stimolino un percorso virtuoso tra i partiti del centrodestra, che non si avvitino invece magari in piccole guisquilie che servono soltanto a dare poi, come dire, a perdere il vantaggio competitivo di essere noi la coalizione che governa, noi la coalizione che sta raggiungendo risultati importanti e mai visti prima. Vedi il dibattito sulle infrastrutture, i fondi
che abbiamo attratto per far crescere la regione e così via. Insomma, credo che una coalizione che sta terminando il mandato di 5 anni debba presentarsi sul territorio per raccontare ciò che di buono ha fatto e non per accapigliarsi su un dettaglio. In tutta sincerità, lei teme che da qui al giorno delle elezioni non sia facilissimo mantenere compatta questa coalizione e arrivare al giorno dell'urna? Guardi, l'approssimarsi delle elezioni crea naturalmente un problema di tensione tra maggioranza e opposizione, perché l'opposizione strumentalizza ancor più del solito ogni posizione per dover creare un cartello del no, insomma un cartello alternativo. E quindi è più facile che usi l'ostruzionismo, la mistificazione, sì, dei dati. Dentro le coalizioni c'è naturalmente una ricerca del consenso, una guerra di posizionamento che, diciamo, serve a far aumentare la visibilità del proprio partito e a far pesare di più tra gli elettori. Rettore, io ho una curiosità specifica proprio su questo aspetto. Sì. Con cui poi era il motivo per il quale io suggerii all'epoca delle elezioni del presidente Mattarella di andare subito alle elezioni. Poi mi hanno dato retta 3 mesi dopo, quando è caduto il governo Draghi, perché inevitabilmente poi in un governo come era quello Draghi, che non aveva una cornice politica, era inevitabile che finisse così. Si poteva fare 3 mesi prima, avremmo guadagnato tempo. Quando c'è una cornice politica, io credo che la coalizione e il quadro politico riesca pure a governare queste inevitabili tensioni, a portare a casa il risultato e a concludere la legislatura nei tempi stabiliti. Sì, tra queste frizioni, poi chiamo la pubblicità, gli chiedo una risposta lapidaria al Presidente. E ce n'è stata una che insomma, è stato qualche giorno, qualche ora di fibrillazione, in particolare con la Lega, che è sempre abbastanza esplicita nel suo disappunto in questo caso, per esempio relativamente alla posizione assunta da Sara Marcozzi, che si è molto avvicinata in Consiglio regionale alle posizioni sue, Presidente Marsilio, tanto che se ne parla come una possibile candidata proprio nell'ambito di una sua lista del Presidente. Ecco, rispetto a questo scenario, anche all'irritazione degli alleati, anche rispetto al lavoro della Commissione d'inchiesta sull'acqua specifico che è stato condotto dal Presidente Marcozzi, ci dice come stanno le cose? Ma quello è esattamente uno degli effetti che anch'io ho appena descritto. Si è fatta una Commissione d'inchiesta sul ciclo dell'acqua, hanno partecipato maggioranza e opposizione con grande spirito costruttivo, di collaborazione, di volontà di capire, sono stati auditi decine di soggetti, hanno realizzato al termine di questo lavoro una relazione che è stata approvata all'unanimità. Sulla base di quel positivo lavoro io ho, come dire, apprezzato e guardato con attenzione e rispetto tutto questo lavoro fatto dal Consiglio regionale, non da Sara Marcozzi, ma dall'intera Commissione e tramite loro dall'intero Consiglio regionale. E quando da quella Commissione è partita l'idea, visto che abbiamo fatto un buon lavoro con questo metodo, perché non continuarlo, visto che nel frattempo la questione idrica sta diventando una priorità nazionale e mondiale, i cambiamenti climatici, la siccità, l'agricoltura, l'approvvigionamento, l'acqua potabile e tutto il resto, a noi, insomma, è sembrata una buona idea. Quando mi è stata proposta ho dato il mio benestare, non è che l'ho proposta io. Dopodiché, siccome si avvicinano le elezioni, allora PD e 5 Stelle cominciano, no, noi che facciamo, poi la Marcozzi ha il torto di non essere più grillina, di non aver seguito Grillo e Conte all'estrema sinistra, a differenza dei suoi vecchi amici che stanno ormai sul palco con Luciano D'Alfonso, con Paolucci, e sì, poi lo spiegheranno questo percorso, e magari di aver detto, insomma, quando finisce il Movimento 5 Stelle né destra né sinistra, alternativo, diverso, nuovo, novità del panorama politico, ognuno, come dire, è libero di seguire la propria cultura politica, che la cultura politica di Sara Marcozzi non fosse di sinistra o di estrema sinistra, questo credo che fosse noto da tempo, anche per tradizione familiare che tutti conoscono e hanno conosciuto nel tempo, e non credo che sia neanche l'unica. Peraltro uno ha già il consigliere di Teramo,
ha già lasciato il Movimento 5 Stelle per aderire a Fratelli d'Italia. Come parlamentari eletti in Abruzzo del Movimento 5 Stelle hanno aderito ad altri partiti. Zennaro è il vice segretario regionale della Lega, viene dal Movimento 5 Stelle, quindi credo che nessuno possa porre, né l'abbia mai fatto, un veto alla possibile. Cioè, Sara Marcozzi farà le scelte che intende fare, le sta facendo, è libera di farle. Se a un certo punto dichiarerà in maniera esplicita di voler sostenere la maggioranza perché riconosce che magari il governo del sottoscritto è stato un governo che ha portato frutti positivi all'Abruzzo, nonostante lei si sia candidata ed era la campionessa, diciamo, dei miei avversari, io lo ritengo e lo riterrei un riconoscimento che mi onora e mi gratifica sapere che una persona che dentro questi stessi studi ha fatto la campagna elettorale contro di me raccontando che se avessi vinto io l'Abruzzo sarebbe arretrato, se poi dopo 5 anni dovesse registrare che invece di arretrare è cresciuto e che forse possiamo lavorare insieme per farlo crescere ancora di più, io credo che sarebbe una notizia positiva per il centrodestra, che il centrodestra non mancherebbe di raccogliere. Possiamo chiamare poi la commissione farà la fine appunto delle strumentalizzazioni politiche, certo. Quindi il PD e 5 Stelle pronti a fare la commissione non la fanno più perché siccome si vota allora poi ci va la Marcozzi che ha pure rinunciato, quindi sgombriamo il campo. La Marcozzi, se mai si facesse quella commissione, la Marcozzi non la presiderebbe, quindi problema non pubblicità c'è più. Torniamo subito col direttore Anchino. Torniamo in studio perché il direttore Anchino ha in serbo una domanda ancora più cattiva. No, vabbè, sì, la domanda è cattivella, però il presidente è persona intelligente, quindi saprà posso rispondere. Posso pure avvalermi della facoltà di rispondere. No, in questo caso no. No. Ma sono qui non, come testimone. Esatto, non come imputato. Ma lei non pensa che quel no non era forse diretto alla Marcozzi, ma era diretto a lei? A me, ma io penso che ci siano delle fisiologiche tensioni che ogni tanto esplodono, a volte non gestite bene da qualche protagonista, ma tutto qui. Per il resto questa domandina cattivella me la rivolgete da 4 anni e mezzo, perché sono 4 anni e mezzo che si va cercando a spigolare per vedere se la maggioranza. Abbiamo retto, abbiamo stravinto le elezioni, abbiamo portato al governo Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Tajani, vice premier insieme a Berlusconi, stiamo governando bene l'Italia, i risultati parlano da soli, sono, diciamo, contro tutti i pronostici e gli uccelli del malaugurio che vedevano consegnata l'Italia alla marginalità politica internazionale, al disastro economico, allo spread a 1000, non so a che altro. Altrettanto avviene dell'Abruzzo, se possiamo utilizzare un po' del nostro tempo per parlare dei dati Istat e Banca Italia che disegnano un'economia in crescita, un'occupazione in crescita e così via, magari invece di parlare solo della bottega e della cucina, diciamo, della politica politicante, magari riusciamo anche a raccontarlo poi. No. Avremo tempo, però se mi permette, le frizioni all'interno della coalizione non sono solo. Ma non finiranno mai, guarda, io lo dico, però non finiranno può diventare mai. Un tema politico anche importante, io le auguro che non. Se vogliamo considerare quella la cosa più importante che accade in Abruzzo, però no, non è la raccontiamo così. Però io penso che non sia la cosa più importante. Non può negare che se all'interno di una coalizione ci sono comunque dei contrasti, sia un tema comunque che giornalisticamente ha un peso. Poi lei dice ha tutto ma il diritto litigano moglie di dire e marito dentro casa, sì, non discutono cinque gruppi consigliari, però 18 consiglieri regionali che stanno tutti con la tensione addosso di cercarsi le preferenze per essere rieletti, 6 assessori, è normale. Non deve superare il livello, diciamo, del fisiologico, è chiaro che non deve diventare patologico, credo che non sia mai diventato, però perché in questi 4 anni e mezzo, nonostante ciò, noi abbiamo raggiunto tanti risultati importanti, stiamo completando il programma di governo, possiamo raccontare all'Abruzzo, e gli abruzzesi se ne accorgono e lo vedono, che cosa di importante abbiamo fatto, e quindi tutto sommato non mi pare che queste piccoli screzi siano così importanti da doverci dedicare le prime pagine.
e i titoli degli articoli. Va bene, ecco, parliamo di economia allora e di lavoro. L'Abruzzo come sta? Sta abbastanza bene, cioè i dati di Banca Italia e dell'Istat, che peraltro sul vostro quotidiano ha anche commentato un economista di pregio come Giuseppe Mauro, che abitualmente appunto li commenta, a volte guarda anche in controluce alcuni dati che spesso vengono raccontati da alcuni centri studi poco professionali, perché troppe volte si sono confrontati i dati di un trimestre con quelli di un trimestre diverso dell'anno precedente, confondendo i numeri e raccontando un disastro che non c'era, perché poi i dati ufficiali dell'Istat e di Banca Italia registrano che in Abruzzo è cresciuta l'occupazione, siamo su alcuni segmenti come l'occupazione femminile quasi praticamente al record storico di occupati, l'economia è solida, c'è questa preoccupazione, anche qui una leggera mistificazione su ciò che accade nell'automotive. L'automotive sono le industrie dell'automotive che ci hanno raccontato poche settimane fa, andando a Santa Maria in Baro, nel luogo in cui si riunisce il polo dell'innovazione, a raccontarci che le imprese godono di buona salute, crescono, tengono, anche perché l'impresa dell'automotive che è presente in Abruzzo è principalmente rivolta al settore dei veicoli, dei furgoni e quindi dei veicoli commerciali che hanno avuto una grossa espansione nel mercato, e degli scooter della Honda in particolare, che anche qui dopo il Covid hanno trovato un nuovo boom di utilizzo. Quindi, nonostante è chiaro ci sono anche delle situazioni che però abbiamo pure affrontato tempestivamente, io ricordo che qualcuno per contrastare questa immagine positiva che si era data, che partiva dai numeri che diffondono le aziende stesse, utilizzò la crisi della Purem per dire non è vero, in Abruzzo il disastro, scomparirà tutto l'automotive. Non è così, l'assessore Quaresimale ha affrontato, la regione è stata presente, ha messo seduto su un tavolo questa azienda, non solo non si è chiusa la Purem, ma si è firmato l'accordo per rilanciare gli investimenti. Ecco Presidente, però su questo voglio fare un inciso, lei in Polonia però ha avuto delle preoccupazioni esternate ad un consenso molto autorevole rispetto allo scenario futuro. Infatti la ringrazio di questo, perché io rivendico anche questo fatto, che io mi sto preoccupando seriamente di difendere il settore dell'automotive in Abruzzo e in Italia in genere. Perché qualcuno di quelli che poi ogni tanto raccontano che c'è il disastro imminente e così via, sono gli stessi che vanno nel Parlamento europeo a sinistra e votano per passare tutto all'elettrico e tutto subito. C'è una transizione brutale che taglia tutto un intero settore, che viola il principio della neutralità tecnologica. Che significa neutralità tecnologica? Significa che quando tu hai un obiettivo, e l'obiettivo è quello di abbattere le emissioni inquinanti, ridurle praticamente a zero, non puoi obbligare a seguire una sola strada, devi lasciare libera l'industria e la ricerca di trovare la strada migliore e di sperimentare anche diverse strade, se no perché esistono tante fabbriche diverse. Stellantis svilupperà un sistema, la Volkswagen ne svilupperà un altro, la Renault un altro ancora e così via, e questo, la Toyota, cioè questo confronto arricchisce, stimola la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica. Se si decide invece che si fa solo le batterie elettriche, in un periodo in cui non abbiamo le materie prime in Europa, le terre rare con cui si fanno le batterie elettriche sono di fatto un monopolio della Cina e forse degli Stati Uniti. Su questa tecnologia l'Europa è indietro a tutti, io mi chiedo ma perché dobbiamo scegliere solo quella tecnologia e non aprire invece ad altre tecnologie, come il nostro governo, finalmente con il governo Meloni questo discorso in Europa è stato posto, lo ha fatto l'Italia, lo ha fatto la Polonia, un altro governo conservatore, lo hanno fatto altri governi, parzialmente la Germania, con la Germania si è riusciti intanto a riaprire il discorso sui carburanti sintetici. Noi stiamo proseguendo questo discorso in Europa per riaprirlo con i biocarburanti. Biocarburanti che permetterebbero di raggiungere lo stesso obiettivo dell'abbattimento delle emissioni, mantenendo però l'industria del motore endotermico.
che è quella che invece sarebbe destinata a essere stravolta. In ogni caso io sto chiedendo, nelle varie sedi europee in cui ci confrontiamo, una tempistica più dilatata per permettere una transizione che sia anche socialmente sostenibile, non soltanto ambientalmente sostenibile. Poi se sia ambientalmente sostenibile il passaggio alle batterie elettriche ce lo sapremo a ridire qualche anno dopo. Non vorrei fare la scoperta come quella del metano, no? Il metano ti dà una mano, vi ricorderete per decenni la pubblicità a dire bisogna passare al metano e magari tutte le macchine fossero alimentate a metano, non avremmo emissioni. Poi oggi il metano è diventato, per carità, il metano ci uccide. Una volta ti dava una mano, adesso è il metano che poi vorrei scoprire che magari fra 10 o 20 anni, quando staremo tutti con le batterie elettriche, poi lo smaltimento di quelle batterie o la sfruttamento delle miniere per andare a trovare i minerali che servono per le batterie non ci riservino brutte sorprese. Però, ripeto, noi stiamo lavorando in Europa proprio per fare in modo che questa transizione sia socialmente sostenibile, perché sennò rischiamo di perdere decine di migliaia di posti di lavoro, di chiudere intere filiere produttive che fanno pezzi che non serviranno più alle macchine elettriche, e su questo chiediamo buonsenso e ragionevolezza. Purtroppo nel Parlamento europeo fino ad oggi ha prevalso la linea delle sinistre europee, Partito Socialista, Ambientalisti, Verdi e così via, a cui si sono accodati i liberali e parte dei popolari, perché una parte dei popolari ha votato insieme a noi, non siamo stati a sufficienza. Spero che il prossimo Parlamento europeo abbia una maggioranza diversa, che sappia ragionare sugli interessi strategici dell'Europa e delle aziende europee e che non ci faccia cadere dalla padella alla brace, cioè dal gas russo alle batterie cinesi, perché se la Russia di Putin non è un interlocutore affidabile e leale, figuriamoci la Cina comunista di Xi Jinping. Sì, Presidente, le domande saranno anche cattivelle, però lei è bravo a riprendersi poi la scena e ad andare avanti con fermezza. E, mi perdoni, io ho ancora qualche tema che ritengo importante su cui i cittadini aspettano risposte chiare. Lei prima ha fatto un passaggio sulla sanità parlando del piano di riordino ospedaliero. Io però insisto su due temi legati alla sanità che sono di fondamentale importanza per la nostra comunità regionale, e sono la mobilità passiva e le liste di attesa. E in parole povere, per il recupero della mobilità passiva, la Regione come si sta muovendo, e sulle liste di attesa, che ovviamente sono aumentate a dismisura nel periodo del Covid, perché era inevitabile che fosse così. L'ultima volta ci siamo visti, lei mi ha detto ci stiamo adoperando per far sì che la situazione possa migliorare sulle liste di attesa. Crede che qualche risultato sia stato ottenuto in quella direzione, oppure... Sì, quando ne parlammo l'ultima volta non avevamo ancora i numeri, dissi però che avevamo messo in campo un programma di recupero della mobilità passiva e delle liste d'attesa. Oggi abbiamo i numeri, li ha certificati la Corte dei Conti, siamo passati da oltre 100 milioni di mobilità passiva nel 2020 a meno di 90 nel 2022, sono circa 15 milioni se non di più in meno di mobilità passiva, quindi abbiamo recuperato più del 10% della mobilità passiva. Lo abbiamo fatto in un periodo, nel 2020 c'era il Covid, quindi è chiaro che se nel 2020 si faceva 106 milioni di mobilità passiva, per quasi un anno e mezzo non si è potuto fare intervenire su questo perché abbiamo affrontato l'emergenza Covid, vuol dire che nei 6 mesi che restano abbiamo recuperato una quota importante. I dati in nostro possesso, l'assessore Verì e il direttore Damario mi dicono che vanno, diciamo, su questa tendenza, e quindi anzi in accelerazione, visto che non c'è più il Covid e si può cominciare, come dire, a maturare i frutti di un lavoro su cui si sono gettate le basi 2 anni fa. Lo stesso sulle liste d'attesa, anche se il percorso non è ancora sufficiente a far dire ai cittadini abruzzesi, a farli, come dire, a renderli pienamente soddisfatti del servizio. Io stesso noto che quando pubblico sui miei social delle notizie
magari che non riguardano la sanità, ma c'è sempre qualcuno che scrive, mi hanno dato la prenotazione. È un tema sentito, anche noi riceviamo decine di telefonate al giorno in redazione di gente che si lamenta. E io ho messo anche i miei uffici poi a verificare, perché poi a volte si scopre anche che c'è qualcuno, perché non tutti, in ogni mestiere c'è chi fa le cose con giudizio e chi meno, che poi qualche volta c'è chi dà poca disponibilità, li chiamano gli slot, insomma poche ore disponibili per fare le analisi, e se ne riserva troppe per l'intramenia in regime diciamo privatistico, professionale. Allora io ho sempre stimolato i miei direttori generali a intervenire duramente su questi casi, perché prima si danno gli spazi sufficienti a completare, diciamo, la richiesta e a fare nei tempi stabiliti dalla legge le analisi che servono, però ripeto, anche su questo stiamo andando avanti, e peraltro sono in arrivo nuovi macchinari che potenziano la capacità diagnostica, perché i nuovi macchinari acquistati anche con i fondi del PNRR e della sanità a volte raddoppiano, diciamo, direttamente la capacità, perché affiancano a una TAC o a una risonanza magnetica altrettanto strumento, e quindi si creano due canali paralleli. In alcuni casi sostituiscono macchine che magari fanno X operazioni, X prestazioni in una data ora, e quelle ne fanno il doppio o il triplo perché sono più moderne, più veloci e più potenti. Però gli stessi numeri che abbiamo sulla mobilità passiva li stiamo recuperando anche sulle liste d'attesa. Domani saremo a Teramo con il direttore generale di Giosia, che presenterà anche dei risultati specifici sulla propria ASL, e sono sicuro che sarà in grado di dare risultati positivi su questo fronte. C'è ancora molto da recuperare, perché poi avere 85 milioni di mobilità passiva non ci fa stare tranquilli, però sapere che quando io arrivo ce n'erano 110, insomma, credo che possa marcare una differenza significativa, e che questo risultato si faccia avendo 2 anni di pandemia in mezzo, perché io non ho dovuto solo recuperare le liste d'attesa che ho trovato dalla gestione precedente, abbiamo avuto le liste d'attesa che si sono inevitabilmente create in tutta Italia, perché abbiamo dovuto bloccare alcune prestazioni per colpa della pandemia. Sì, cambiamo argomento. L'Abruzzo e gli animali, gli orsi, ma non solo. Esatto, l'orso è un po' il simbolo, vabbè, del Parco Nazionale, direi un po' un simbolo esclusivo dell'Italia centrale. E qui da noi si è stimata una popolazione di circa 50 esemplari. Qualcosina di più. Qualcosina in più forse. E bisogna riconoscere che l'uomo ha imparato a convivere, almeno in Abruzzo, mentre in altri posti magari un po' meno, qui da noi l'uomo ha imparato a convivere con l'orso. E diventa anche quasi una presenza gradita, se vogliamo, nei centri abitati. Non si può dire altrettanto per altri animali, cinghiali e lupi in particolare. Ecco, come si riesce a conciliare l'esigenza di proteggere, se vogliamo, gli animali con la necessità di garantire l'incolumità alle persone? Gli ultimi casi nel Vastese di persone aggredite, poi lì bisogna capire bene se si tratta del lupo o magari di qualche altra razza, però comunque di randagi, sì, lì è in corso la cattura, spero insomma che presto possano catturare questo esemplare pericoloso e aggressivo. Sì. Al di là del caso specifico di questo animale ancora non ben identificato, il tema dei cinghiali è molto, molto forte e presente. Io ho chiesto al nostro istituto zooprofilattico, che è un istituto di eccellenza, di presentarci un piano specifico e forte di forte impatto sul tema dei cinghiali, anche perché non è possibile affrontare poi i paradossi di una normativa che ci rende responsabili, per dire, io passo la giornata a firmare ricorsi e costituzioni in giudizio per le macchine che hanno subito l'incidente perché un cinghiale gli ha tagliato la strada, dopodiché vado in tribunale e mi pretenderebbero che io mettessi le reti lungo le strade. Voi potete immaginare quante decine di migliaia di chilometri
di reti dovremmo mettere, ammesso e non concesso che i cinghiali e altra fauna selvatica si faccia fermare da reti da pollaio, insomma che cosa dovremmo fare. Peraltro se mettessimo reti intorno a tutte le strade si creerebbero dei lotti interclusi dove i corridoi ecologici verrebbero, quindi sarebbe impossibile farlo, ma ci chiedono di farlo e ci condannano ai risarcimenti, quindi è un cane che si morde la coda. Ci vuole anche un po' di buonsenso, perché non è possibile che se magari come è accaduto si chiede di avere maggiore possibilità e procedure più semplificate per procedere agli abbattimenti selettivi fatti da personale qualificato e così via, ti ritrovi sui giornali che qualcuno vuole andare in giro con la carabina a sparare in mezzo ai bambini nei parchi, perché questa rappresentazione grottesca di un problema serio e dell'attentativo che qualcuno sta facendo di dare alle amministrazioni del territorio gli strumenti per poter intervenire, perché se poi ogni animale è sacro e lo trattiamo come la vacca sacra sul Gange che non si può toccare, questo diventa un problema. Noi tutti siamo fieri e orgogliosi della convivenza che abbiamo con gli orsi e con gli altri animali selvatici che abbiamo salvato, a cominciare dall'istituzione 100 anni fa del Parco Nazionale d'Abruzzo, e io non mi permetto peraltro di dare giudizi sui miei colleghi del Trentino, peraltro sono orsi di altra specie, più aggressivi. Ho spiegato anche in un altro contesto che semmai noi abbiamo il problema contrario, sono gli uomini che mettono in pericolo gli orsi. Adesso ci sono una nuova cucciolata per la famosa Marena, la mamma di Juan Carrito, e troppa curiosità comincia già a far sentire la pressione dell'uomo su questi orsi. Dobbiamo lasciarli nel loro habitat selvatico, questo è un altro appello che faccio, perché il pericolo è che poi questi animali selvatici prendano troppa confidenza con l'uomo e con l'ambiente urbano, e lì il pericolo è evidente, insomma, come è già accaduto. Quindi bisogna saper rispettare le distanze, seguire le indicazioni. Chi vuole fare le escursioni e magari avere anche la possibilità di vedere, di avere appunto un contatto più ravvicinato possibile con la fauna selvatica, lo faccia affidandosi alle guide, affidandosi alle cooperative di accompagnatori, di escursioni che esistono, che sono sempre più qualificate. Qui in Abruzzo ci sono società e appunto e parchi nazionali che sono attrezzati per questo, quindi affidiamoci agli esperti, non improvvisiamo, non invadiamo il campo dove è bene lasciare la natura. Bisogna anche però dire altrettanto che quando la natura selvatica rende la vita impossibile agli agricoltori e agli allevatori, perché la convivenza diventa oggettivamente, non si possono sovrapporre, insomma bisogna ricordarlo che quando l'Abruzzo era terra di pastorizia, di tratturi magni e così via, i boschi si tagliavano per fare posto ai pascoli e lupi e orsi venivano cacciati e quasi sterminati, tanto che si fece il Parco Nazionale anche per salvarli. Quindi bisogna su questo trovare un equilibrio e io spero che si possano affrontare queste materie con il buon senso necessario a trovare questo punto di equilibrio. E aspetto dallo zooprofilattico che mi consegni questo studio, me lo confronterò con il mio assessore all'agricoltura per vedere di metterlo in pratica, se ci convince, ma io penso di sì, perché lo zooprofilattico di Teramo è un'eccellenza e sono convinto che il direttore generale d'Alterio, al quale ho chiesto una mano, insomma un aiuto, una consulenza scientifica su una materia così delicata, così complessa, che in tutta Italia sta creando problemi, non si è ancora trovata la ricetta giusta e speriamo di poterla sperimentare in Abruzzo, una buona ricetta da applicare. Torno un attimo al discorso della sanità, l'attacco hacker all'ASL dell'Aquila, non mi accodo alle polemiche, non voglio alimentarle, le chiedo però, abbiamo messo in sicurezza le altre ASL, si sta lavorando per far sì che... Sì, erano tutte comunque, compresa l'ASL dell'Aquila, rispettavano i canoni, i criteri, le linee guida, e questo attacco è un attacco, diciamo, di violenza inusitata e con una tecnologia finora, un tipo di sistema operativo finora non conosciuto, tanto che testato sugli oltre 70 antivirus normalmente in funzione utilizzati in tutto questo settore, non è stato riconosciuto
da alcuno. Oggi la sede dell'Aquila è tornata alla piena funzionalità, peraltro è la prima azienda pubblica ad essersi trasferita sul polo strategico nazionale, che è stato creato da poco e aveva un percorso di circa 3 o 4 anni per potervi trasferire. Noi lo abbiamo fatto immediatamente, spinti da questa emergenza, abbiamo, come dire, bruciato i tempi e fatto direttamente il passaggio sul polo strategico nazionale, verso il quale stiamo preparando anche la trasmigrazione delle altre. In ogni caso è chiaro che quando vieni attaccato fai, come dire, uno stress test sulle difese e un processo di incremento e di ulteriore implementazione di quanto non era stato già messo in campo è stato fatto per tutto il sistema regionale e lo stiamo proseguendo anche sulle altre aziende, non soltanto sul perimetro sanitario. Ora ci fermiamo per l'ultima pausa, poi ancora gli ultimi 20 minuti di trasmissione con ancora tanti temi caldi. Linea alla regia. Siamo tornati in studio per l'ultima parte di questa intervista al Presidente Marsilio, che io apro tornando sul tema nel quale lui è stato coinvolto anche direttamente da una lettera delle principali associazioni datoriali e di lavoratori di questa regione all'indomani della notizia dello spostamento dei fondi del PNRR dalla infrastruttura velocizzazione Pescara-Roma ad altre opere da parte del governo. Lei è intervenuto già in queste ore con un suo comunicato in cui ha ricostruito come stanno le cose. Ecco, ma queste preoccupazioni possono essere fugate, Presidente? Quest'opera si farà in ogni modo, o quale che sia la linea di finanziamento? All'opera si farà quale che sia la linea di finanziamento, questo l'ho già detto molte volte, non ho alcun dubbio che sarà così. Anzi, se oggi stiamo parlando della Roma-Pescara, della sua velocizzazione, è merito del sottoscritto, perché prima di me per 50 anni non se ne è occupato nessuno. C'era ormai una sorda rassegnazione al fatto che questa ferrovia fosse una ferrovia così di piccoli trasferimenti, praticamente inutile per i turisti, tanto che trovo ancora oggi persone che contestano questa linea a dire: ma tanto ci sono i pullman che vanno più veloci. È proprio quello il problema. Intanto un treno toglie 10 pullman dalla strada, arriva più sicuro, non inquina. Cioè, dovunque è arrivato il treno arriva la civiltà, e qui si sta discutendo. Alcuni, per sostenere, diciamo, la contrarietà a questa linea, sostengono l'impossibile, cioè che è meglio andare in pullman che in treno. Ma in quale parte del mondo si ragiona così? Questa cieca rassegnazione, questa sorda rassegnazione, io l'ho, diciamo, completamente rivoltata. Abbiamo riunito al Ministero dei Trasporti, con il Ministro, con il Presidente della Regione Lazio, con il Capo, con l'amministratore di Rete Ferroviaria Italiana, abbiamo costruito nel 2020 un protocollo d'intesa sul quale stiamo andando avanti, su cui sono arrivati già i primi finanziamenti. Peraltro quella che non ci siano i fondi del PNRR oserei dire che è una non notizia, perché né il Governo né RFI né alcuno ha mai ufficializzato questa notizia, cioè si prende per buona un'indiscrezione di Repubblica che è poi rimbalzata su tutta la stampa e su tutti i siti abruzzesi, sulla quale io non ho voluto neanche smentire, proprio perché ritengo irrilevante sapere se verrà finanziata con i fondi del PNRR o con il Fondo Sviluppo e Coesione o con altri fondi ancora. A me non interessa sapere con quale tasca lo Stato paga questo intervento, a me interessa sapere che lo Stato lo paghi, che lo faccia, perché l'Abruzzo ne ha diritto e ne ha bisogno e lo aspetta da oltre 50 anni. E ripeto, prima di me non c'era niente. Io ho trovato di opere finanziate e con progetti avviati solo circa 300 milioni di euro nella tratta che va da Chieti a Pescara. Questo era il massimo dell'interesse dimostrato prima di me. Io ho fatto aprire intanto i lavori sulla bretella di Sulmona, perché se avessi continuato ad ascoltare i tavoli, ad aspettare che il Consiglio Comunale di Sulmona dicesse va bene, anche lì c'è qualche scienziato che ci continua a dire che la nuova stazione sulla bretella che unisce L'Aquila e Pescara in maniera diretta attraverso la bretella di Sulmona distrugge la stazione di Sulmona, toglie dal centro della città un'attività importante, le follie, tant'è che io ho dato l'intesa e ho sollecitato per 2 anni RFI
non dandogli più la scusa che ci fosse qualche problema, perché questo succedeva. Allora oggi vedere anche qualche partito e qualche esponente politico che va in piazza a fomentare i comitati, a dire che le case che verranno abbattute, dove va questa povera gente? Ma di che stiamo parlando? Ma voi potete davvero pensare che se RFI deve espropriare qualche casa che oggi sta a sfioro della ferrovia, e bisognerebbe pure chiedersi perché ci sono case che stanno così prossime al sedime ferroviario, a quella gente non gli verranno dati i soldi sufficienti a ricomprarsi una casa di almeno altrettanta dimensione e superficie di quella che abitano oggi e che magari vale anche di più? È mai stato un problema quello? Vogliamo davvero pensare ad alimentare l'idea che qualcuno starà buttato in mezzo alla strada? Ma anche qui io lo dico anche a voi come operatori della comunicazione, perché ho visto passare su alcuni telegiornali e su alcuni articoli, no, questa l'intervista alla povera signora anziana, oddio, quella povera gente che verrà buttata in mezzo alla strada. Ma chi viene buttato in mezzo alla strada? Qualcuno viene buttato in mezzo alla strada. La gente che verrà espropriata di una casa riceverà altrettanta casa e forse più bella e di maggior valore. Perché oggi di molte delle case che vengono espropriate mi chiedo se siano vendibili sul mercato, se qualcuno se la compra una casa che sta a sfioro della ferrovia o sopra un passaggio a livello. E magari quella famiglia non ha l'opportunità di avere un'altra casa nuova, più sicura, lontana da un treno, meno rumorosa e che magari è negoziabile, quindi lascia ai suoi figli anche un patrimonio in eredità invece di lasciargli un bene che non vale un euro. Quindi partiti che oggi processano sul fatto no se ci saranno i soldi o meno sono gli stessi che guidano il comune di Chieti, che ad oggi è l'unico che sta facendo ricorso al TAR contro l'opera. Cioè il comune di Chieti, non un comune qualunque, uno dei pochi comuni che avranno la stazione con la fermata del treno veloce, perché il treno veloce ferma Pescara, Chieti, Sulmona, Avezzano, Carsoli, Taglia Caozzo, vediamo insomma quali saranno le ultime due stazioni prima di lasciare l'Abruzzo. Quindi posso capire un comune che non avrà la fermata e che dice io ricevo il danno, l'impatto di un'opera che però a me sarebbe sbagliato lo stesso. Difatti i comuni di Alanno, Scafa, Manoppello lo hanno capito, sono andati a discutere con RFI grazie alla mediazione della regione che ha portato questa opera con tutte le mitigazioni dell'impatto ambientale e sociale che si potevano chiedere, e con soddisfazione dei comuni si sono stretti gli accordi con RFI, che farà sottopassi dove servono i sottopassi, cavalca ferrovia dove servono i cavalca ferrovia, parcheggi dove servono i parcheggi, strade di accesso a quelle zone per ricucire i tessuti dove servono le strade e dove i comuni non hanno i soldi per farlo. Chieti che oltretutto sta in dissesto economico, forse se in maniera più ragionevole discutesse con RFI e facesse sapere di che cosa ha bisogno Brecciarola per assorbire l'impatto, si risolve il problema piuttosto che andare al TAR. E allora il PD va al TAR contro la ferrovia e fa il processo a me che sto portando intanto tra PNRR, fondi della coesione e quelli che già c'erano, oltre 1 miliardo di investimento in Abruzzo entro poche settimane. Ce lo ha confermato oggi nel convegno della CISL l'ingegner Macello, ma io questa conferma ce l'ho già da mesi perché interloquisco sempre con RFI, con il commissario e con il ministero. Entro il mese di giugno andrà a gara il lotto tra Interporto, Manoppello e Scafa. A breve vanno a gara anche la tratta San Giovanni di Atino, Chieti Scalo. Sono complessivamente circa 1 miliardo di investimento di opere pubbliche sul nostro territorio. Io dico, quando mai è successo che si spendono tutte insieme su 30 chilometri di tracciato e di territorio si concentra 1 miliardo di investimento di opere pubbliche? Non è economia del territorio, non sono posti di lavoro, non sono forniture, non è una ricaduta occupazionale importante per l'Abruzzo? Direttore, le ultime due domande e poi dobbiamo salutarci. Sì, il discorso che fa il Presidente a mio avviso non fa una grinza, perché anch'io penso e voglio sperare che nessuno sarà lasciato
in mezzo alla strada. Però magari una parola di conforto anche alla signora anziana che dice non voglio lasciare la mia casa, magari potremmo anche dirlo, perché lei sa meglio di me che prima di lasciare la propria abitazione, è successo anche all'Aquila in condizioni molto più difficili. Ma che non c'è dubbio, si è legati, quella, ma alla, si è legati, ma alla, alla signora anziana che mi è vero, perché io una parolina stato, di conforto. Io sono stato su tutto il tracciato a incontrare i cittadini e così via, e quando ho trovato qualcuno dice ma quella è la mia casa, i soldi, ho detto guarda, tu a tuo figlio gli lascerai un'eredità migliore di quella che gli lasci oggi, perché oggi gli lasci una cosa che lui non può mettere sul mercato, che se volesse, se avesse bisogno ho voglia di venderlo, non monetizza un euro, se lo deve regalare per toglierselo dalle spalle, perché sono case che non hanno nessun valore quando stanno addosso alla ferrovia, chi se le compra? Il valore affettivo forse è quello più... Però, dopodiché, dobbiamo anche dire che con tutto il rispetto del valore affettivo di chi è, perché si può essere affezionati anche a una baracca, dice questa è la mia baracca, l'ha fatta mio nonno, ci coltivava l'orto di guerra... E io qui voglio rimanere tutta la vita, perfetto, lo capisco, però c'è l'interesse di 1 milione di abruzzesi che devono prendere il treno, e se quella baracca purtroppo sta a 1 metro dalla ferrovia e deve passare un altro binario, io penso che si debba far passare un altro binario. Un'ultima cosa la voglio dire sulla famosa variante: noi abbiamo sostenuto un dibattito pubblico, costretto RFI a fare più di qualche progettazione alternativa. È uscita fuori la famosa variante plus per vedere se poteva passare, peraltro era un viadotto dei 6 chilometri, non è che fosse dal punto di vista dell'impatto, magari votava a favore Manoppello e votava contro Rosciano, quindi avremmo trasferito il fronte della polemica su un altro comune, ma non è che tutti erano d'accordo, perché la soluzione perfetta che non disturba nessuno non esiste. Luoghi disabitati, treni da far passare in mezzo al deserto non ci sono, siamo antropizzati dovunque, anche in aperta campagna si trovano borghi e case dove si va ad impattare, quindi mi pare intanto anormale che si dica il treno passa dove sta e se lo cuccano quelli che l'hanno sempre avuto, poi se sono le città ad aver invaso il sedime questo è un altro problema, non è il contrario, non è il treno che sta invadendo le città, semmai è successo il contrario nella storia, che sono le città che sono cresciute intorno. Però se le città crescono intorno alle ferrovie è perché le stazioni sono un attrattore di economia, non è che la ferrovia distrugge le città, la ferrovia le fa crescere le città, le fa vivere, porta più economia, porta più gente, porta più movimento, rende la vita migliore ai pendolari che non ci mettono più un'ora, cioè oggi per andare da Scafa a Pescara ci vogliono 50 minuti, è una vergogna, un tragitto che si dovrebbe fare in 10 minuti e che permetterebbe a migliaia di persone che oggi vivono nella periferia di Pescara di poter tornare magari a vivere nel paese dei loro genitori, a Scafa, ad Alanno, a San Valentino, a Tocco, insomma in tutta l'area della Val Pescara, che tra Sulmona e Pescara dovrebbe diventare una metropolitana da correre in meno di 30 minuti. Questo è il progetto, questa è la vivibilità del territorio che si vuole raggiungere. E la famosa variante perché è stata respinta? Perché RFI ci ha detto sin da subito, guardate che oggi noi dobbiamo progettare avendo in mente il cambiamento climatico, i nuovi parametri che ci impone l'Europa. E se noi avessimo progettato negli anni 2000 l'interporto all'epoca non lo avremmo collocato dove sta adesso. Quindi adesso che voi ci chiedete di portarci la doppia linea, per noi è sbagliato. Questa posizione di RFI che tutti, me compreso, abbiamo fatto un po' spallina, secondo me stanno un po' esagerando, discutevamo è vero o non è vero questo allarme sull'esondazione, no ma il piano di esondazione non lo prevede e loro ci dicevano perché il vostro piano è fatto con parametri più ottimistici di quelli che noi dobbiamo considerare in maniera più pessimistica e con durata di tempo più lunga. Dopodiché io adesso invito tutti a fare una riflessione, ma se qui avesse piovuto quello che ha piovuto in Emilia Romagna avrebbe avuto ragione RFI? Cioè avremmo visto il fiume arrivare dove dice RFI? Io penso di sì. Forse se avesse piovuto quello che ha piovuto in Emilia Romagna noi avremmo avuto l'interporto, Megalò e mezza Pescara sotto l'acqua, perché le vasche di laminazione le stiamo ancora facendo e probabilmente ne servirebbero altre prima di Manoppello per mettere in sicurezza tutta la città. Quindi io consiglierei anche prudenza a dire con troppa facilità, ma c'era la variante, si poteva fare lì, andava bene, perché
quello che RFI ci ha detto e che poi ha confermato il Comitato VIA, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Cultura hanno espresso i pareri anche su quello, cioè hanno accolto la posizione di RFI. Non è vero che non è stata tenuta in considerazione. Le proposte dei cittadini, dei comitati, dei comuni sono arrivate in discussione nei tavoli competenti. RFI ha risposto alle obiezioni dicendo non facciamo quella variante per queste ragioni, e il Comitato VIA le ha accolte. Cioè, chi si occupa di valutazioni di impatto ambientale, chi si occupa di messa in sicurezza del territorio, di dissesto idrogeologico, di verifica del piano delle alluvioni e così via, ha dato ragione ai tecnici di RFI. Può piacere o non piacere, io pure sarei stato più contento se ci avessero detto sì, va bene, i comuni erano subito tutti d'accordo, non ci sarebbe stata nessuna polemica, si procedeva così. Però alla fine della fiera, quando si arriva a un punto di definizione e hanno parlato ingegneri di ogni livello, quelli del Comitato Superiore dei Lavori Pubblici, quelli del Comitato VIA, quelli del Ministero dei Trasporti, quelli di RFI, quelli di Talfer, quelli della Regione, tutti, tutti, e ci hanno detto che quello è il progetto, beh, poi bisogna procedere, perché sennò chi continua a fare la guerra, con tutto il rispetto dei cittadini che quando difendono i loro interessi legittimi hanno il diritto di farlo, vogliono andare al TAR, esistono i tribunali per dare sentenze e giudicare se avevano ragione o avevano torto, lo facciano. Ma le parti politiche non devono fare due parti in commedia, andare a reclamare che vogliono la ferrovia e vogliono tutti i soldi e subito, perché adesso c'è la Meloni e quindi i soldi si stampano e arrivano subito dentro una valigetta. Ho sentito dire pure a una parlamentare dei 5 Stelle che sullo stato di calamità o di emergenza per le frane non c'è bisogno che io faccia una relazione, devo telefonare a Meloni e siccome è amica mia mi manda i soldi, cioè, come se lei all'epoca telefonava a Conte e gli dava i soldi. Cioè, questo fa capire anche il livello, diciamo, istituzionale, politico, se non morale, di certi personaggi. Però questo è il direttore, siamo in conclusione, sì, chiudiamo con il turismo, visto che dovremmo entrare nella bella stagione, lo speriamo. Abbiamo grandi numeri. Esatto, sì, bisogna dare atto a lei e alla sua squadra di governo che si sta puntando molto sulla valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. Abbiamo una crescita superiore del 20%, sì, del turismo. Due domande. La prima: cosa ha lasciato in eredità il Giro d'Italia e cosa bisogna fare ancora per crescere ulteriormente e valorizzare ancora di più quello che abbiamo? Il Giro d'Italia ci ha lasciato in eredità il tutto esaurito per tutta la stagione, costa dei trabocchi. Se avessimo il doppio o il triplo della capacità ricettiva, credo che verrebbe ampiamente soddisfatta tutta quanta, quindi questo ci dà, diciamo, l'indizio su che cosa fare. Dobbiamo crescere sulla capacità ricettiva, intanto qualificando quello che c'è. Molti di, magari, alberghi e pensioni che erano state pensate negli anni 70, 80, 90 per un certo tipo di clientela e per un certo target, un certo budget, oggi possono aspirare a molto di più e a molto di meglio, e quindi possono qualificare l'offerta portando clientela più selezionata. D'altronde noi oltre un certo limite non possiamo contare sui numeri, perché snatureremmo anche determinati territori nei parchi nazionali o sulla costa dei Trabocchi, non possiamo costruire gli alberghi da 1000 stanze. Questo può essere magari fatto in qualche altro contesto, o riconvertire alcuni complessi in altri contesti. E allora la ricettività che c'è, pure potenziata dove possibile nel rispetto urbanistico e ambientale, deve salire di livello e puntare a una clientela di qualità che spende di più, si trattiene più tempo perché trova attività, organizzazione, quindi il lavoro da fare adesso è questo. Noi abbiamo costruito le occasioni di visibilità, le incrementeremo, stiamo partendo, a ottobre ci saranno i primi 2 milioni sulla Film Commission e comunque sulle produzioni cinematografiche per creare questo altro canale, partirà la nuova programmazione 21-27 che ci consentirà di fare marketing territoriale in maniera più coordinata, più completa, più organica di come non l'abbiamo potuto fare questo anno, dove siamo andati un po' a cercare le occasioni, il ritiro del Napoli, a cui poi sono seguite altre squadre. Vedete che, diciamo, il Napoli ha dato la stura, il buon esempio ad altre società professionistiche.
ed oggi sono appunto molte le squadre che stanno chiedendo e che verranno e che quest'estate staranno in ritiro nel nostro territorio, portando altro turismo, altra economia e facendo conoscere un Abruzzo di qualità, un Abruzzo capace di offrire infrastrutture importanti. Ecco, dobbiamo continuare a investire sulle infrastrutture. Se ne avessimo un po' di più di infrastrutture, modello Castel di Sangro con i suoi centri tecnici federali, con il suo campo sportivo di livello professionistico e così via, noi potremmo alimentare un'ulteriore fonte di turismo, non soltanto per il calcio, anche per altri sport. Il prossimo anno l'investimento che abbiamo fatto per il Giro d'Italia lo faremo per i World Roller Skate, che sono i campionati mondiali degli sport su rotelle, che oggi hanno una grande popolarità soprattutto sui giovani e sui giovanissimi, i ragazzi che vanno con lo skateboard e li vediamo su tutte le piazze, sono appassionati di questi sport e stanno facendo crescere molto il pubblico intorno a questo sport, e non solo porteranno migliaia di persone per gareggiare e per assistere alle gare, ma sarà un'altra occasione di visibilità internazionale del nostro territorio e di continuare a farlo conoscere. Questo credo che sia, che abbiamo imboccato la strada giusta. D'altronde i numeri parlano, ripeto, sul turismo abbiamo registrato una crescita superiore di oltre il 20% rispetto agli anni precedenti, il nostro aeroporto sta facendo record ogni mese di passeggeri, abbiamo battuto lo scorso anno il record storico nonostante i primi tre mesi dell'anno fossero rimasti fermi, quindi quest'anno che abbiamo 12 mesi continuativi penso che arriveremo a battere anche ulteriormente questo record, ad avvicinarci a rapidi passi verso l'obiettivo del milione di passeggeri, che diciamo, è la soglia sopra la quale si fa un ulteriore salto di qualità nel proprio aeroporto internazionale. Quindi abbiamo segnato una strada importante sul turismo in una regione dove il turismo era purtroppo molto molto marginale. L'Abruzzo era una delle ultime, c'è un forte margine di crescita, lo stanno dimostrando questi numeri, dobbiamo continuare a crescere con questo ritmo ancora per qualche anno per poi arrivare a fare davvero del turismo un asset importante della nostra economia. Bene, siamo giunti al termine di questa intervista al Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. Auguriamo a tutti gli abruzzesi una serena estate, sperando che sia tale anche dal punto di vista meteorologico a partire dalle prossime ore, direttore, ore nelle quali la redazione del centro ci proporrà un po' anche sul cartaceo domani in edicola il contenuto delle interessanti dichiarazioni che abbiamo raccolto, degli stimoli che abbiamo offerto e anche un po' di qualche domanda cattivella, come è stato detto al Presidente Marsilio, in un articolo che appunto chi si fosse messo in visione e in ascolto soltanto adesso troverà ampiamente presente sul quotidiano d'Abruzzo. Direttore, allora buona estate anche centro, a tutta la sua squadra di redattori e di collaboratori, che con Rete 8 ha una sempre positiva e fruttifera collaborazione, e grazie naturalmente al Presidente per essere stato con noi. Ci vediamo più in là, dopo l'estate magari, per la ripresa dell'attività politica e amministrativa in un percorso che poi ci porterà anche a quelli che saranno gli scontri di campagna elettorale, perché poi avremo le trasmissioni di Par Condicio e lì insomma... il Presidente Marsilio, candidato del centrodestra, non ci saranno sorprese, mi pare di capire, no. Scoprirà anche chi dovrà sfidare, direttore, esatto. Perché insomma il punto interrogativo in Abruzzo è soltanto questo al momento. Chi sfiderà Marsilio? Questo è da vedere. Io così solo per salutarvi, per chiedere, o forse no. Per chiedere al Presidente, ma il Presidente si sente Presidente anche in futuro, nei prossimi anni? Questa è la mia aspirazione e penso che sia anche mio dovere sottopormi al giudizio dei cittadini dopo 5 anni di mandato. Perfetto. La domanda più cattiva però non sono riuscito a fargliela, se riesco adesso... Chi si aspetta come competitor? Le abbiamo già fatte e credo che non ci sia ancora una risposta. Un'altra volta gli abbiamo chiesto, quindi... Non risponderei, ovviamente. Ma passando a tutt'altro, ma nella finale di Champions League ha tifato Inter o ha gufato come tanti juventini? No, io sono un patriota sincero. E quindi sincero? Ho tifato persino la Roma, che puoi immaginare, essendo juventino a Roma con i romanisti, quale sia il rapporto al sottoscritto. Ma quando gioca una squadra italiana all'estero, ho tifato per tutte le squadre italiane. E mi è dispiaciuto vedere 3 sconfitte
in tre finali. Bene. Allora, grazie ancora Marsilio, grazie ancora direttore Anchino, grazie soprattutto a voi telespettatori, arrivederci alla prossima settimana.